Leggete, studiate, lavorate sempre con etica e passione, ragionate con la vostra testa e imparate a dire di no. Siete ribelli per giusta causa, difendete sempre la natura e i più deboli, non siate conformisti e non accodatevi al carro del vincitore. Siate forti e siate liberi, altrimenti quando sarete vecchi e deboli rimpiangerete le montagne che non avete salito e le battaglie che non avete combattuto. Questa frase è una frase pronunciata in una scuola da Mario Rigoni Stern, perché lo scrittore amava dialogare con i giovani, portando loro il suo impegno per la verità, il rifiuto del conformismo e il suo amore per la natura, quando l'ecologia non era di moda. Ha combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale e raccontato la ritirata di Russia nel Il sergente nella neve. Rifiutò di aderire alla Repubblica Sociale e fu imprigionato per 2 anni in un campo di concentramento dove si aggrappò alla vita anche grazie a un diario da cui nacquero i suoi libri. Il suo codice etico comprende i principi di valore universale come l'amore per la libertà, il coraggio, la generosità, il senso di giustizia, il rispetto per l'ambiente. La cosa difficile è riuscire a vivere in modo coerente con questi principi. Lui e il suo amico Primo Levi ci sono riusciti, superando tragedie terribili, ma anche la lenta nevicata dei giorni, i rischi dell'abitudine e del conformismo.